Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi andiamo insieme alla scoperta di piccoli accessori perfetti per dare un tocco di luce e di stile ai vostri bijou handmade, ma perché no anche alle vostre creazioni. Vediamo un po' di cosa si tratta. Tutti questi ciondoli sono creati in metallo nickel free, quindi perfetti anche per le pelli più delicate, e sono sapientemente arricchite da tutta una serie di cristalli di vetro austriaco che li rendono particolarmente luccicanti. Tutti i prodotti progettati in Made in Italy sono pensati per essere facilmente applicati, sia che si voglia cucirli, quindi tramite questo pratico foro da un millimetro potrete utilizzare ad esempio un filo come il Gutermann e quindi così applicarli su degli abiti o degli accessori, oppure potrete utilizzarli per creare dei bijou con un filato come il Lumina. Nel dettaglio abbiamo la sfera cristalli, qui in colorazione argento ma disponibile anche nella versione oro, e nelle misure con diametro da 9, 15 e 18 mm. Abbiamo poi la pallina filigranata disponibile con diametro da 6, 10, 11 e 17 mm. Come vediamo qui i cristalli sono posti centralmente e lateralmente c'è tutta questa lavorazione che ricorda un po' i petali di un fiore. Qui invece abbiamo il pendente cilindro da 11 mm, anche questo abbellito da tre file di cristalli circolari. Ed infine il ciondolo Cleopatra, disponibile nella versione da 18 e 12 mm. Questo ciondolo, come vediamo, ha una forma conica che si dispone, diciamo, su tre livelli, anch'esso con cristalli dalla forma circolare. Questi ciondoli, disponibili in due diverse colorazioni e in diverse forme e misure, vi permetteranno di giocare con giochi di luce e contrasti in tutte le vostre creazioni handmade, perfetti per creare scegliendo magari la misura più piccola degli orecchini o dei bracciali, ma anche delle collane magari anche un po' più lunghe per dare più risalto ai ciondoli e alla lavorazione, ad esempio con il Lumina, alternando magari dei punti luce come quelle che sono le sfere, anche ad una semplice catenella intervallata poi magari dalle sfere più piccoline, oppure utilizzarle per abbellire degli accessori. Sarà un tocco di luce che donerà stile e unicità al vostro capo o al vostro accessorio. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News, ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, ma anche il nostro gruppo ufficiale Tessiland, Instagram, TikTok e Pinterest, e soprattutto il nostro blog dove ogni settimana ci sono tantissime curiosità. Al prossimo Tessiland News, ciao!